Samuele Bonconi è un operaio milanese, giovanissimo. Il fascismo lo conosce bene e ha imparato a disprezzare. Quando la lotta inizia nel buio, diventa il partigiano santo, l'audace campista, protagonista di una serie infinita di azioni contro i nazifascisti. Tedeschi e repubblichini mettono una targa sulla sua testa, lo catturano, non scappa. Solo pochi mesi prima della fine riescono a sorprendere, ma nell'ottobre, nella prigione, riusciranno a ottenere. Con la stessa forza di allora, ha voluto raccontarci la sua storia. E noi siamo arrivati alla Zapamena, lì, da un'ora, un'ora e mezza. Abbiamo mangiato qualche cosa. Quando lì, in casa dei miei familiari, qualche cosa è stata fuori da mangiare. E di certezza, lì si è cominciato a far fuoco. Sono state prime loro sparate. Credo che le visite si mettano a vedere il cerchiato proprio completamente. Un po' siamo stati lì, e poi sono dei campagna. E lì che quando sono saltato giù, che mi hanno fatto la lancia. E poi ho fatto 100 metri a piedi. Ma è questa è la ferita. E mi sorriso lì che era lì vicino, vuol dire lasciami stare, lui voleva trascinarmi via. Vai via con tutti, vai via con tutti, entra nel posto e bene, perché tu fai, tu ammazza tutti, E dopo mezzanotte non riusciamo a credere, perché volevo fucilare tutti. La popolazione, io ho sentito del Brasile, del Rizzo, del Torio, che hanno preso, quello di Fagnano, il mio, che è morto, l'altro che era ferito, che l'hanno ucciso, trasportandolo, poi ho capito più niente. Ma quanto mi hanno scaricato a caserma, che lo sentite? Lo sentito sto maresciallo che si è detto portandolo via, via, subito questo, sta morendo, prima del fuoco di notte, questo che bello. E poi non l'ho capito più niente. Gravemente ferito, Samuele è prima condotto alla caserma dei carabinieri di Busto e poi, viste le sue condizioni, all'ospedale della stessa città, dove viene operato d'urgenza. E che ti ho detto? Uno della MAI e uno della Brigata Nera. Il professor Sotteri è diventato una bestia, li ha cacciati fuori, porco, fuori di cuore, ma sono andato io. E mi hanno lasciato operare tranquillo, dopo la sera. Verso le 10 di sera mi sono svegliato un po' di 2 giorni, nel lettino. Sono rimasto lì 20 giorni, 18 giorni. E dopo è venuta la sera fatale. Tutto il battaglione, oggi si facciamo una festa in piazza Santa Maria, dopo i miei preti. È 8:30. Si voleva confessare. E sono andato in faccia e l'ha capito tutto. Cosa c'ho da dirti? C'ho niente. Domani mattina vado a portare i miei condoglianze a tuo papà. Dopo una bella mezz'ora, un cretino di quelli mi dice, c'è qua compagnia, c'è la signorina che vuole venire. È venuta la Piera Patafello, non lo conoscevo di vista, sì, era dentro dei partigiani, però lo conoscevo di vista. Si è buttato al collo, però siete me, ho sentito che nella mia bocca entrava qualche cosa. C'è stato un disgraziato di quelli lì, ci ha dato il colpo, ha preso il fucile per la canna, ci ha dato 3 gargati sulla schiena e credevo che era morta. E la Piera Patafello, invece, con i capelli lo sono scendato fuori dove ero dentro. A un certo punto lo facevo, fa finta da mettere la testa sotto le suore e esco e dice, tendiamo alle 10. E alle 10 sono arrivati. Hanno preso due cuscini e
Durante il ventennio fascista, i due Venegoni vengono più volte arrestati e condannati a molti anni di carcere e di confino. Alla caduta del fascismo, entrano subito a far parte della lotta clandestina. Nell'ottobre del 1944, Mauro viene catturato a Busto Arsizio, lungamente e orrendamente torturato dai fascisti perché è bene nascondito dei suoi compagni. Non dice una parola. Il suo corpo, martoriato, viene ritrovato qualche giorno dopo nelle campagne di Cassano Magnano. Io preparo le cose. Preparo la miccia e le donne le ho prese le due borse davanti all'albergo ad usare. Se i due ciechi si sono ancora sempre vedete, hanno messo le due borse. Prego. Siamo andati lì. Preso la bomba. Quindi io vado sull'uscita di strada. Quella con il seno, le seno. Tu, vedete, lì, arriviamo lì, in via Roma, contro il fiume della Madonna Rossa, e via Pini fino a Roma, attraverso i boschi. La tragedia. Chiunque condanna per qualsiasi contenuto dell'esistenza sa bene che rischia di essere scoperto in qualunque momento. L'arresto significherebbe quasi certamente morte e deportazione. Parola che abbiamo
maresciallo. Il maresciallo Franz, adesso che mi è venuto dalla bocca, volevo a farmi sbranare nel suolo. E con lui bisognava stare attenti quando era ubriaco. Sdraiarsi vicino alla porta perché lui apriva il portello per passare da mangiare e sparava. Bravo così! Il muro di brutti e sportelli. C'era solo una torre. Succedeva che non si vedeva il tedesco, no? E mettevano dentro tutti i biglietti quanto erano dentro. Si mescolava e poi si perdeva il suo e si metteva tutto suo. Quanto diceva, aprire, si aprì. Allora l'ugola, due là, tre là, mi portavano nella cella dopo le 18 ore e dopo le 5 alla dire puntuali, sparivo. Guardate che fare i sorpresi, sono colpi duri. Perché se di quanto apri il biglietto ti trema le mani, E il bollore che c'è indosso è il terzo. Tu lo sarebbe sopravvissuto alle fucilazioni di ostaggi, il 24 aprile Samuele Turboni si trova ancora a San Vittorio. Sua mora è convulsa. Sentendo approssimarsi la fine, alcuni guardiani del carcere, forse per guadagnare il merito da rivendicare al momento della resa dei conti, approfittano della confusione per liberare qualche prigioniero. Entra un po' la marciata dei nemici. Il primo momento l'ho detto a fare e poi invece mi pare era cemento, però cosa sta facendo? Noi serietà abbiamo. Proprio adesso. Ma così la scala andare, cammina dentro davanti a me, fino a verso il passo Carraio. E io ho visto che la porta là aveva negli occhi, camminava. Guarda in alto, c'è lì i tedeschi, due di qua e due là, piazzati. Ma dice, adesso questo mi fa scherzo. Dice, questo scappa e poi gli altri bruciano. Sono arrivato a 10 passi alla porta, le mie gambe non avevano più sangue, tutto lì. Ho detto tutto lì, non lo sapevo. Quando sono arrivato
Buonasera a tutti, io sono Emilia Colombo dell'Associazione Filigrana, tanto mi conoscete tutti quanti. È un grandissimo piacere che sono qui a presentarvi l'ultimo libro di Ernesto. Conoscete Ernesto, sapete che ha scritto tanto e sempre libri unici, meravigliosi, che hanno permesso di conoscere il nostro paese, ma non solo. Beh, questo però è un libro speciale, veramente. Resistiamo, parte dal titolo, voi potete guardarlo. Esistiamo. Esistiamo per vivere liberi. E su questa base lui ha raccolto la documentazione di tantissime storie delle nostre zone, anche del nostro paese. Avete sentito una testimonianza di uno degli ultimi partigiani, purtroppo muoiono ormai e sono anziani e non abbiamo ancora tante persone che possono dare una testimonianza così diretta di quello che è stato. E quello che è stato è veramente terribile, proprio la negazione dell'umanità. Ecco, in questo libro Ernesto racconta tanti episodi, tante storie perfettamente storiche, qui non c'è nulla di inventato. E all'apertura c'è una citazione di Bianca Guidetti Serra, una partigiana, che dice: nomi noti e meno noti, taluni già nell'oblio o vivi nel ricordo di pochi. Solo qualcuno è passato alla storia minore, altri già ora nessuno li conosce più. Non credo del resto che volessero qualcosa di diverso. Ecco, la memoria è importante, perché se noi la perdiamo davvero, perdiamo il senso di quello che è stato. E non è detto che quello che è stato, purtroppo, non possa ripresentarsi. Di tutti i libri che Ernesto ha scritto, di cui poi parliamo, secondo me questo è quello veramente significativo. Qui dentro c'è dolore, sangue, c'è vita e morte. È una ricerca impegnativa, ma anche la mole di questo libro vi fa capire quanto lavoro l'autore abbia fatto. Ma non è qualcosa che si può raccontare. Bisogna leggerlo, perché sono le testimonianze delle persone anche che ci parlano, oltre al lavoro dell'autore. E poi si parla proprio dei nostri luoghi, qui anche, quindi di Donato Cempino. E oltre ad essere coinvolgente e ben scritto, è ricco di bibliografie, è ricco di notizie, ci sono le immagini. Anche queste non è poi tanto facile vederle o venire a conoscerle. È quindi qualcosa di veramente importante. Certo, Ernesto ha scritto moltissimo, voi vi ricorderete, io ve ne cito solo qualcuno, perché è veramente un fiume. Il territorio in classe, la famiglia Martignoni, Boladello, storie e cronache, ma anche la frera, il moto di Tradate, la patologia della, mentale, ma un po' di tutto, la storia della filodrammatica di Tradate, i colori delle nuvole, le motociclette, le armachi, e poi quel libro bellissimo, Leonate Cepino, nei documenti e nelle immagini, che racconta veramente la storia del nostro paese. Senza quel libro sarebbe molto difficile che noi potessimo riraccontarla ai ragazzi, ai giovani, anche ai bambini oggi.
Quindi un libro estremamente importante, ma poi anche Ganna, Castelseprio, le motociclette. C'è anche un libro bellissimo che non so quanti hanno letto, Luna Cepien, come si parlava in dei tempi in tre, io non sono capace di parlare il dialetto, che è bellissimo e godibilissimo perché racconta anche le filastrocche, le storie, le poesie, i modi di dire, la vita, proprio le stagioni, come si viveva appunto nei tempi in tre. Poi ci sono i filmati e i documentari che sono tantissimi, Oltre il volo del 2005, edificare una chiesa, costruire una comunità del 2008, poi Per vivere liberi, vivere in una bella provincia, mestieri e vita di altri tempi, vivere con gli animali, poi anche in occasione dell'inaugurazione del centro pastorale, insomma la storia poi di Nicchi che tutti sicuramente ricordiamo e sentiamo sempre presente. Tantissimo lavorato Ernesto per la sicurezza stradale, ma parla anche della Croce Rossa, della viabilità, insomma un lavoro enorme, e noi per il solo fatto di avere tutto questo che lui ci ha lasciato possiamo dire di aver avuto una grande fortuna, perché davvero il nostro paese vive qua dentro, vive nelle sue opere. Questo libro poi è veramente bellissimo, un libro importante che non può mancare. Questo è un libro che deve essere portato in tutte le scuole, di ogni ordine e grado, perché è troppo. Sono storie vissute come quella, come l'esperienza che avete sentito adesso raccontare da questo vecchio signore che purtroppo non c'è più. E tutti i passaggi nei paesi vicini e lontani, c'è anche la nostra zona, ovviamente, parla anche dei partigiani nostri, parla di quelli che sono morti a Lovate Cepino. Io ritengo che veramente non possa mancare a nessuno un libro come questo, e soprattutto tenuto conto del fatto che qualunque cosa sia successa in passato, purtroppo noi dobbiamo pensare che non è detto che torni a succedere, perché l'uomo è quello che è, e quindi è possibile che qualche cosa di così terribile possa ancora accadere, accade, perché nel mondo, se ci pensate, sono tanti i luoghi dove la violenza impera e dove purtroppo la vita non è più vita. Per tornare a questo libro però, vorrei poi naturalmente lasciare la parola ad Ernesto, ma ricordare che tutti questi studi sono precisissimi, accompagnati da segnalazioni di documenti, quindi uno stimolo anche a conoscere di più. Ci sono le fotografie, per cui le persone di cui si parla sono visibili, voi potete incontrarli, potete conoscerli, sono quasi tutte persone giovani che sono morte credendo di fosse il loro dovere quello di difendere la libertà. E poco di queste persone spesso rimane nel ricordo, e anche il ricordo finisce per essere pian piano confuso, per piano lasciato indietro. Quindi io ritengo che sia uno dei più importanti libri che Ernesto ha scritto, e di questo lo ringrazio tantissimo. Io ringrazio. Perché nel suo bollettino, la pagina iniziale di questo mese, ha ricordato un nostro bravissimo scrittore che lo stima in tutto il mondo, è Dante, che dice: libertà va cercando che si cara, come sa chi per lei vita rifiuta. Cioè, se ci fosse Dante nel 1945 sarebbe stato un partigiano.
E questo è toccante perché lui ha dedicato tutta una pagina sulla libertà. Allora, questo libro, no? Ce ne sono altri libri, ma anche i libri vanno in, spariscono perché sono stati fatti tutti questi libri sulla resistenza, la maggior parte sono stati fatti 20-25 anni fa e anche loro si dimenticano, no? Allora, io ho voluto soprattutto riportare i nomi di coloro che hanno lasciato la loro vita sacrificando per la libertà la lotta contro il nazismo, contro il fascismo, no? E sono circa 400. Ho portato i nomi e cognomi di tutti, dove erano nati, in che formazione hanno lottato, dove sono morti e la data in cui sono morti. 400 persone che hanno in provincia di Varese, residenti in provincia di Varese. In più ci sono quelli della provincia di Como, altre province, che sono morti qui, però le commissioni partigiane le hanno catalogati come residenza, magari come residenza prima, per cui non risultano. Ecco, la ricerca è stata fatta su documenti che sono all'archivio di Stato di Varese. Prima erano nelle cantine sotto il Tribunale di Varese, no? Poi ultimamente sono stati spostati all'archivio di Stato via Cordinano. Per cui sono tutti tratti da documenti scritti soprattutto dai fascisti, dall'interrogatorio della Guardia Nazionale Repubblichina che avevano fatto ai partigiani, e qui si capiscono molte situazioni. Ecco, io lo farò a monografia, perché se si tratta a livello generale e partendo dato per data arrivando fino al 45, c'è la confusione di raccontare, la confusione di capire, no? Allora, il 25 aprile è stato, diciamo, festa della liberazione, è stata indetta dal Comitato Nazionale di Liberazione Alta Italia, da Longo, da Bertini e da tutti gli altri. Avevano capito che era il momento per intervenire a livello nazionale. Un intervento a livello di goccia d'acqua avrebbe portato, diciamo, solo a confusione. È stato, diciamo, hanno goduto del 25 aprile, soprattutto chi l'ha vissuto in prima persona e ha vissuto il 25 aprile originale, cioè il 45. Nel 25 aprile loro col cuore hanno spruzzato la loro gioia, hanno invaso le strade, si sono accantato, perché avevano capito che era finita la guerra che aveva macellato 600.000 italiani sul suolo italiano, no? E circa 50 milioni ed oltre sugli stati che erano stati coinvolti nella terza guerra mondiale. Con questo abbiamo capito che erano finiti i rastrellamenti dei partigiani. Cosa facevano? Rastrellavano i partigiani e poi li torturavano per capire il nome dei loro amici, per capire le altre formazioni e fare altri rastrellamenti. Sono finite le leggi razziste che hanno visto macellare i più deboli, i diversi. Sono finite i maltrattamenti, gli assassini, le deportazioni, i campi di concentramento. È finito l'olocausto, no? Nel pieno della violenza nera che i fascisti usavano a mettere. E qui c'era a Varese, vicino al carcere, c'era la Villa Triste, dove portavano i partigiani per torturarli, per farli parlare, no? Io ho trovato un sito, fascisti.it, no? Era stata fatta una ricerca dal Ministero della Difesa, dal Ministero della Giustizia all'inizio del 2000. Però questo qui avevano visto che c'erano tanti ville tristi qui in Italia, cioè c'erano sicuramente le caserme dei carabinieri dove tenevano il controllo di tutta la cittadinanza, poi c'erano queste case fasciste che portavano i partigiani per la tortura, no?
è la cosa indecente. 960 case fasciste come villa triste per la tortura. È stata un'ulteriore vergogna questa, no? E trovate sul sito il responsabile della casa, chi era il tenente, che è razzista, perché, e tutti quelli che erano stati incarcerati, no? Allora, il libro l'aveva già detto la Emilia, no? Io ho fatto Resistiamo, ho staccato la R da Esistiamo, no? Ho cercato di coinvolgere il presente nel passato, no? Se noi prendiamo un verbo, proponiamo, mettiamo davanti una R e riproponiamo, cosa vuol dire? Proponiamo di nuovo, no? Così la R diventa, davanti esistiamo, vuol dire esistiamo di nuovo per vivere liberi, no? Ma cosa vuol dire esistiamo di nuovo in questi periodi qui? Prima di tutto vuol dire liberarsi da quello che molti intendono, cioè si sentono fuori, no? Fuori da questo mondo di guerre, perché ricordatevi, ci fanno sentire solo le guerre dell'Ucraina e le guerre di Gaza, no? E del 7 ottobre. No? Ma in Africa ci sono 13 guerre e altri 10 nel continente latino, e li chiamano conflitti, no? Per ammorbidire la cosa li chiamano conflitti, no? Ma si sa che muoiono da una parte di qua e da una parte dall'altra parte. Allora, prima di tutto, se vogliamo esistere di nuovo, dobbiamo eliminare questo modo di non capire, questo modo di non essere empatici, questa indifferenza qui che ti induce a fare una cosa, l'indifferenza, a guardare dall'altra parte, a chiudere gli occhi, a dire che io non c'entro perché le cose sono lontane, a dire che non interessano a me. No? Quindi l'unica maniera, prima di tutto, è quello di essere empatici davanti a questa popolazione, bambini, civili, militari, perché anche i militari, allora erano militari, i militari prima di mettere la divisa erano civili, no? Tutto qui, e muoiono migliaia di persone. Allora, questo Samuele Turconi, per tornare un po' al filmato, Samuele Turconi era di Legnano, ma aveva coinvolto Gorla Maggiore. Gorla Maggiore, dove c'era Girolamo Antonio, che era uno che diceva le cose pulite, poi le faceva e poi pagava in prima persona. E avevano costituito un gruppo di oltre 20 partigiani qui a Gorla Maggiore, no? E ne avevano fatti di tutti i colori. Avevano fatto fondere dei cunei di una ditta lì a Castellanza, avevano requisito un camion e portavano questi cunei sulla ferrovia di Legnano, li mettevano sui binari e facevano deragliare i treni, no? L'hanno fatto una volta, due o tre, ma poi erano tutti i carri nazisti che portavano armi, che portavano grano, eccetera, li curavano e hanno dovuto smettere. Nell'insurrezione Legnano si era accorto che aveva un partigiano per ogni 5 fascisti nazisti, no? Allora cosa ha fatto? Se andiamo a scontrarci con loro ci macellano. Allora ha mandato una staffetta, di solito le staffette erano ragazzi giovani che le prendevano giovani in modo da poter far su i fascisti nazisti. Sapete, davanti a una bella ragazzina uno si ammorbidisce, no? E giravano con queste biciclette, tanto che Ganna, che fabbricava le biciclette, ne ha regalato una decina. Lo stesso Bartali faceva il giro dalla Lombardia, andava giù in Toscana e portava i biglietti nella canna della bicicletta, diceva che era allenamento. No? Ora mandano questa staffetta che gira da tutta la Valleluna, arriva a Fagnano aderiscono due della Guardia Nazionale Repubblichina, no? O avevano aderito perché avevano capito che era l'ultimo giorno per cambiare la bandiera, certi avevano detto che comunque avevano dati delle informazioni preziose per i partigiani. Comunque questi due aderiscono, passano per Tradate, e Tradate era già stata provata, no? Era morto
Renzo Ceriani, che era il comandante del gruppo di Tradate, aveva organizzato una spedizione per andare a far saltare la centralina di Scaldina. No? Entrano in un bar, dovevano partire alle 5 la sera, partono alle 5 di mattina, entrano in un bar che allora aprivano molto presto per bere qualcosa, il gerente lo riconosce, chiama le camicine. Allora, i tre che tentano di scappare dall'altra parte del cancello vengono mitragliati nelle spalle. Quelli che partono e escono dalla porta centrale riescono a scappare. Ora, vengono uccisi Rossini, Crestani e Aquilino Bresolini. Rossini viene ferito ed è giace lì nelle campagne. No? I partigiani, non contenti, lo torturano per due giorni, mentre lui è ferito e stava morendo, e poi è morto. No? Altri partigiani sono stati, allora, Pirini Bresolini, Crestani, Eugenio Scatolini, Mascheroni, Olinto Pasetti, che era un partigiano che lavorava dalle parti di Maresco. Questo qui aveva tentato di congiungersi con il gruppo più sostanzioso, no? ed era stato catturato, tra virgolette, dai nazisti, erano i nazisti, no? E ne avevano catturati 15 e li avevano torturati, no? Quando dice Samuele Torconi torturati per lungo tempo in modo, no? Mauro Benecone, che ne ha parlato prima, non si parla solo di una parola torturati, sapevano, loro avevano il loro macellaio in queste 960 case fasciste, no? Il loro macellaio, e io lo devo dire, no? Che strappava le unghie e levava i lobi degli occhi, levava gli occhi, no? Così è morto Olinto Pasetti, che ha dedicato una via tra Dante, ed è morto Mauro Benelloni, no? E questa era la tortura indecente. Allora passano per Tradate la staffetta e dice: guarda, qui sono già morti 6 persone, inutile che ci arrischiamo ancora. Vengono un anticipino, non aderisce nessuno. Passano per Cairate, non aderisce nessuno. Passano per Gorla Maggiore e trovano il gruppo di Samuele Torconi e il famoso, dimentico sempre il nome, Girolamo Antonio. Questi qui salgono sul cannoncino che usavano per portare i famosi cuni per deragliare il treno. Salgono il 24 e c'era da parte degli americani un aereo che girava per tutta la regione per far paura ai fascisti, per dire: guardate che vi controlliamo, abbiamo anche i bombardieri americani, eccetera. Questo aereo individua a Gorla Maggiore il camioncino dove c'erano 24 persone. A Gorla Maggiore si sono trovati, è uscito un parente non morto, che non è salito sul camion per quello, e ha detto: mio papà diceva che sul camion avevano legato un palo con la bandiera bianca, rossa e verde. No? Ha detto: ma suo papà poi è salito sul camion? No, è salito suo fratello, che non è più tornato. No? Allora passa un aereo, gli scambia per camicie nere, dice il pilota, poi nei processi, eccetera, e ne uccide 12 partigiani e i famosi 2 della Guardia Nazionale di Fagnano Romano, 12. E altri 6 mutilati, no? Tanto che era stato ferito anche un partigiano di Fagnano Romano che era andato a liberare dal bunker di Marnate, era andato a liberare i nazisti, no? che lo avevano occupato, ed era proprio in quel giorno lì capitato all'ospedale di Busto. Ha detto che era una cosa che non si poteva neanche immaginare: gambe, braccia per terra, fiumi di sangue, eccetera. No? E qui rientra ancora. Fausto, che organizza con i partigiani, adesso faccio, non vado a livello lineare come tempo, organizza un mucchio di interventi in questa zona qui.
mancavano le armi, no? E c'era Lisotto Fraschini che costruiva motori per aerei, che costruiva mitragliatrici pesanti e leggere, e si trovava a Milano, Saronno e Cavaglia. Allora mancano le armi e arriva il famoso Superti. Superti, sapete, era quello che era in Valdossola, che ha fatto la Repubblica di Valdossola. Guardate, ci vuole una fantasia, un coraggio della madonna, cioè pieno di nazisti, pieno di fascisti, e lui ti fa una Repubblica in mezzo a questi qui. È durata pochi giorni, ma alla fine se n'è andata. No? Superti era uno che tagliava i boschi con l'accetta, no? Mentre adesso si taglia con la motosega, bastano quattro gatti e tagliano giù, ma con l'accetta ci vogliono tante persone. Ed era riuscito a coagulare tutte queste persone e fare un gruppo antifascista. Allora si trova Iervolino di Samarate, che è il comandante Fagno, che è quello che Augusto Sizio aveva fondato la Brigata della Montagna, cioè non ci voleva molto per lui, ha detto, perché arrivare a fare gli interventi a Augusto Sizio, tanto che a Augusto Sizio si ricordano i 155 partigiani morti, no? Lui ha detto facciamo gli interventi e poi di colpo andiamo in montagna, ci nascondiamo lì, era semplice, ha fatto la Brigata della Montagna. Allora questo Superti e questo comandante Fagno dicono perché non ci organizziamo e assaltiamo la fabbrica di Cavaglia dove si producono armi. Sapete che una fabbrica dove si producono armi allora c'erano senz'altro decine di nazisti e fascisti, no? Allora si mettono d'accordo loro due, uno si mette, prende posizione in modo che procura due camion che alla fine li posteggia sull'autostrada. L'autostrada Varese-Milano era la prima autostrada del mondo che è stata fatta, non in Italia, no? Li posteggia lì. L'altro ha il compito di trovare il più partigiani possibile. Allora trova Samuele e tutto il gruppo di Gorla, trova quelli di Legnano, trova anche quelli di Tradate, studiano le mosse dei nazisti e alla fine assaltano questo Isotta Fraschini e spogliano tutti i magazzini che portano poi in Valdossola. Sapete, non è facile con i nazisti dentro di notte, con i nazisti dentro, i fascisti cercare di portare via le loro armi, no? È stata una cosa solo voluta da Superti, che era, per me era un matto, quello che ha fatto la Repubblica. Allora, il 25 di aprile è stata un'insurrezione, no? Era il giorno in cui si era al limite e avevano cercato di fare l'ultimo intervento possibile. Il 25 di aprile è stato anche il ricongiungimento dell'esercito sovietico con l'esercito americano vicino al fiume Elba, che non c'entra niente con la nostra isola, no? Che era a 20 km, circa 30 km a sud di Berlino. Questo voleva dire che erano gli ultimi passi che l'esercito aveva per difendere la sua idea di uguale per tutti. Però nell'intervento per attaccare Berlino non sembrava tanto una passeggiata, tanto lì tra gli uni e gli altri sono morti 300.000 persone prima di svuotare Berlino. Ecco, poi sull'8 di settembre, no? Volevo anche, gli ho telefonato a Giovanni che ha fatto il servizio giù per, che giorno era, giù al circolo 24, e gli ho detto guarda che non era l'8 di settembre, ma era il 3 di settembre. Perché si trova il 3 di settembre? Perché al 10 di luglio erano già sbarcati gli alleati in Sicilia, ma guardate che gli alleati non erano nostri alleati, gli alleati erano quelli che sbarcavano, cioè erano americani, australiani, inglesi che c'erano sempre quando c'era una guerra, marocchini, eccetera, erano alleati fra di loro,
Infatti un colonnello americano dice: guardate e non abbiate pietà per i soldati italiani, sono dei bastardi. L'unica roba che loro aspettavano che gli italiani li accogliessero con le mitragliatrici, invece li accolgono, a parte qualche gruppo, li accolgono a braccia aperte, no? Così, entrando in Sicilia, gli americani avevano bisogno di coloro che conoscevano il territorio. Cosa fanno? Prendono tutti i mafiosi che conoscono bene il territorio. Forse qui nasce anche la mafia della Sicilia, no? Allora, se erano trovati, allora era già in decadenza completa il sistema fascista in Italia, no? E l'aveva capito Grandi che era il braccio destro di Mussolini, no? Grandi era un furbone, cercava di far dare le dimissioni a Vittorio Emanuele e far eleggere re Mussolini, così lui avrebbe preso la presidenza del Consiglio, no? Allora si trovano, insistono con Mussolini e fanno convocare il Consiglio Nazionale Fascista. Ho trovato due dati, sono il 25, l'altra parte dice 27 gran fascisti, e presentano tre ordini del giorno, uno è quello di Grandi, uno è quello di Farinacci e uno è quello di Scorza. A Grandi presenta un ordine del giorno, prima di presentarlo, prima di scriverlo, sente la maggioranza che intenzioni aveva. Era d'accordo per spodestare Mussolini, allora fa l'ordine del giorno, lo mette in votazione e 19 votano a favore per spodestare Mussolini e per carcerarlo. 4 sono contrari e 2 si sono astenuti, no? Ora Mussolini è da incarcerare e bisogna trovare il posto, no? Allora pensano a Gaeta c'erano tutti i partigiani che lui aveva fatto incarcerare, erano i partigiani che avevano morto Mussolini già da anni, e dicevano: per favore Gaeta, non ci vado. Allora vanno in 2 o 3 posti, da una parte c'è il presidio nazista lì vicino, dice no, ma alla fine finisce dove sappiamo, sugli Appennini, no? Cosa fa il re? Dopo la votazione, il re, la votazione viene fatta al 24-25 luglio, al 3 di settembre fanno l'atto di accordo gli americani con i partigiani, l'atto di accordo che noi chiamiamo l'armistizio, ma invece non è affatto l'armistizio, perché l'armistizio in parole povere, tu non spari a me, io non sparo a te, no? Io sono andato a vedere qual era l'accordo a 3 di settembre e dice l'accordo: ogni atto di ostilità contro forze anglo-americane deve cessare, cioè c'era la resa incondizionata da parte degli italiani, no? A 3 di settembre però, a 3 di settembre non pubblicano, non socializzano questo accordo qui, perché danno 5 giorni al re per andarsene nel Belione. Ora, perché il re se n'è andato? Perché a Roma era ancora vivo l'esercito nazista e fascista, l'avrebbe ucciso subito, no? Se n'è andato lì e lascia libero l'esercito, tutti i generali, eccetera, che si sparpagliano, molti diventano partigiani, eccetera, no? Perché lascia libero l'esercito? Se avesse tenuto l'esercito con la loro funzione, che era quella di prima, avremmo avuto l'esercito fascista che avrebbe combattuto contro i fascisti, perché i fascisti non erano d'accordo a mandare via Mussolini. Non sarebbe stata la guerra civile, sarebbe stata il macello degli italiani, no? Il re scappa, no? Uno dice è stato un vigliacco, no, il re ha salvato la vita. Il vigliacco, il re è stato prima che aveva permesso a Mussolini di fare quello che voleva. Mussolini lo ricattava, gli diceva: guarda che io ti sostituisco e ti mando tuo cugino in Savoia come re, no?
Mussolini lo ricattava anche perché aveva la forza militare, no? Lo ricattava anche perché il re era omosessuale, no? Allora si dice poi che ha avuto un figlio, una figlia, eccetera. De Giorgi mi ha detto, basta adesso con la, no? Basta con, adesso con l'esame del DNA, basta tirar fuori il re e prendere chi vuole tanto ereditare tutti i gioielli della regina, perché la regina aveva un mucchio di gioielli, e vediamo chi se veramente ha fatto un figlio o non ha fatto un figlio. Sarebbe semplice, ma col cavolo come fare questo. La figlia della regina ha vissuto qui, era Luigina Gallivaggi, ha vissuto nella villa Castiglione, che poi è diventata la villa Truffini, no? E adesso è diventata proprietà di Como, la provincia di Como. E c'erano i due che seguivano la villa, che seguivano il parco, seguivano i locali, eccetera, i fratelli Marelli, che vedevano ogni tanto arrivare dei grandi regali da parte della regina, questa regina Gallivaggi, no? Io avevo scritto questa roba qui e mi sono arrivati 4 lettere di avvocati che conservano, che dicevano: tu non devi continuare la ricerca, tutto quello che hai lo devi spedire a me, no? Erano gli avvocati che tentavano di impadronirsi dei tesori dei personali della regina. No? È finita lì, io non ho risposto, buonanotte Secchia. Allora, a posto di Mussolini nomina Pietro Badoglio. Pietro Badoglio era un disgraziato perché era il comandante dei generali in Etiopia, tanto che dopo il 45 l'Etiopia vuole muovere un processo contro Badoglio perché come generale dei generali in Etiopia aveva fatto un macello uccidendo una decina di migliaia con armi chimiche. Ma questo processo non l'ha sentito più nessuno, è sparito dalle cose. No? Allora, perché non c'è stata non ci sono stati questi processi, non c'è stata questi processi in Italia? No? Io ho seguito il segretario della Camera parlamentare, no? Che era venuto a Milano e ha fatto gli uomini di Mussolini. Guardate che il più grande gerarca fascista è diventato segretario particolare del Presidente della Repubblica Gronchi, per capire, no? Cioè si sono sparpagliati tutti all'interno dello Stato. Perché questo? E mi dispiace, l'altra data non ho potuto dire perché c'era uno che era di quella linea lì. Perché? Adesso io non trovo più. Ho perso, qual era il primo presidente del PC, presidente nazionale del PC? Togliatti aveva fatto una cosa bellissima per i gerarchi fascisti, aveva inventato le amnistie, lui era stato segretario dall'inizio del 40 fino al 63 e aveva incominciato subito dopo il 45 a fare amnistie. Erano da fare anche dei partigiani perché sono successe delle cose in Italia, qualcosa c'è stato, no? Ma l'ha fatto solo per questi gerarchi, no? E li ha liberati tutti, è arrivato il 60, ha fatto l'ultima amnistia, perché qualcuno ha detto scusate mi avete lasciato fuori e ha fatto questa amnistia qui, no? Scusa Ernesto, volevo dirti, riguardo la figlia della regina, no? Sì. Ha sposato uno di un altro, un certo Garbalisi, un dentista del 1876. Questo non lo so. No, io lo... Anche per... Con le mie ricerche l'ho trovato. Sì, sì, bravo. Io ho ricercato le storie, soprattutto. Grazie. Comunque c'è. Grazie, volevo fare una ricerca in archivio lunate, però dovrei andare da Don Zaghen, in realtà. Sì, niente. Niente. Poi c'era... la battaglia di San Martino, no? C'era il colonnello Croce che quando ha lasciato libero l'esercito, si sono sparpagliati tutti. E sapete che l'esercito magari era di Napoli e faceva il militare qui in provincia di Varese, no?
per cui sono ritirati tutti verso il nord della provincia. Erano circa 1000, poi quando ho scoperto che lì a 200 metri dal monte San Martino c'era il confine, e hanno detto basta, io non ci sto più. Un 700 sono andati, sono rimasti un 200 sul monte San Martino. C'era questo colonnello Croce che era già stato ufficiale della prima guerra mondiale e aspettava che arrivassero gli alleati, che erano quelli là, gli alleati per dare, affinché dessero a lui il manforte e potessero sconfiggere questi militari nazisti qui. Allora, tutti i CNL di Varese, i CNL di Milano, chiedevano al colonnello Croce scendi da quelle parti lì, perché se arrivano i nazisti hanno le mitragliatrici pesanti, hanno gli aerei, hanno tutto, i cannoncini, e non scendi più. Infatti lui sperava che arrivassero a tempo questi alleati qui, ma alla fine non era facile risalire lo stivale dal nostro stivale dell'Italia. No? E cosa fanno? C'è una relazione di molte pagine del capitano Campodonico che descrive come si è svolta l'organizzazione del San Martino, descrive vari gruppi, eccetera. Quando arrivano le sottali, quando arrivano soprattutto i nazisti, che prima bombardano con gli aerei, arrivano i nazisti, cercano di resistere qui a Campodonico, e Campodonico dice che sono morti circa 200 dall'altra parte, no? Mentre 43 sono andato sul Monte San Martino, ho fotografato le lapidi, non ci sono solo quelli morti a San Martino, ma anche altri che hanno preso e li hanno messi. Un po' si salvano perché era la zona della prima guerra mondiale, aveva scavato delle gallerie e così riescono a raggiungere il confine in Svizzera. No? Colonnello Croce riesce a raggiungere, ma è ferito a un braccio, tanto che dopo entra in Svizzera e deve uscire e lo ricoverano nell'ospedale lì della Valtellina. Chiaramente i nazisti lo scoprono subito, vanno su e lo torturano in una maniera indecente, lo ammazzano di botte, lo ammazzano così. Prenderà una medaglia d'oro, ma alla fine morto lui, morto i 43 partigiani. Non so, io ho altre storie, ma ci sono domande e così. Io però volevo dire che nel libro c'è... Scusate. Nel libro c'è anche molto altro, non c'è soltanto il ricordo dei partigiani dei vari luoghi, nei vari paesi. Nel libro c'è per esempio la resistenza in fabbrica, che è molto interessante e non se ne parla spesso, anche questo è un valore. Poi c'è la resistenza femminile, anche questa si pensa sempre che sì, c'erano le ragazze che facevano le staffette, ecco. Sì, non è proprio così, se mi consenti, essendo io una donna, ecco, grazie. Allora, se mi date un minuto, io vi leggo quante donne abbiate fede. Allora, 35.000 combattenti, 35.000 donne combattenti. Non ci si pensa mai. 20.000 con funzione di supporto, 70.000 organizzate nei gruppi di difesa della donna che lavorano quindi in altro ambito, ma sempre comunque a rischio della vita, 4.500 arrestate, torturate, condannate dai nazisti, 2.812 fucilate o impiccate, 512 commissari di guerra, 19 medaglie d'oro, 18 medaglie d'argento. Poi un'altra cosa interessantissima che c'è nel libro è la mappa delle formazioni partigiane, che così potete ripercorrere e seguire tutta l'evoluzione di queste formazioni.
è interessantissimo per questo, non soltanto e non semplicemente per il racconto dei vari luoghi, quindi anche di Lonate, ci sono personaggi e così via. Poi volevo dire una cosa che non c'entra nello specifico con il tuo libro, però non si dice quasi mai la tragedia dei campi di concentramento, no? Lui diceva quante persone deportate, tutto quanto, verissimo, perfetto. I campi di concentramento però li hanno organizzati anche i fascisti italiani. Noi pensiamo sempre alla Germania, ai famosi lager della Germania, ma noi ne abbiamo tanti anche in Italia. E anche qui i fascisti hanno commesso efferatezze, torturato, ammazzato, lasciato morire uomini, donne, vecchi, bambini di fame. Ecco, per questi personaggi non è esistita una Norimberga italiana. Quindi nessuno si ricorda nemmeno i loro nomi. Allora, se lui tu mi permetti, anche se non è nel libro, io prendo questa occasione e ricordo questi personaggi. Dopo l'invasione della Jugoslavia, quindi dopo il 6 aprile del 41, uomini, bambini, donne, vecchi, sono stati inseriti in questi campi di concentramento. Il cibo era lo stesso dei lager nazisti, quindi hanno una manciata di pasta di riso piena di vermi, cucinata nei bidoni di benzina. No? La fame, le malattie, la violenza erano 200 strutture, non poche, perché tutte in territorio italiano e jugoslavo. Ma erano semplicemente baracche, recinti, tendopoli addirittura. Eppure i decessi superano quelli registrati nei lager nazisti, ovviamente ebrei esclusi, no? Quelli arrivavano e li gasavano anche immediatamente. Comunque sono tantissimi. Allora, noi conosciamo tutti i nomi di Goebbels, Himmler, Mengele, Otto Koch, Rudolf Voss, no? Riconosciamo i grandi aguzzini dei campi. Allora io volevo farvi conoscere anche gli aguzzini italiani che nessuno conosce: Federico Maestrocchi, Alberto Pariani, Ubaldo Soddu, Alfredo Guzzoni, Antonio Squero, Antonio Sorice, che fecero poi dopo la guerra il pieno di onorificenze e continuarono tranquilli la loro carriera, salendo sempre più di grado in tutto il dopoguerra. Erano i lager italici 54 strutture, pochi ne hanno sentito parlare. Io ve ne dico solo qualcuno, per esempio i più grandi, quello di Arbe e di Gonars, che nel solo inverno del 42 ha avuto un tasso di mortalità, esclusi gli ebrei, quelli non li contiamo, dico solo di contrari al regime, internati, del 15%, è lo stesso tasso di Buchenwald, che tutti quanti conoscete, e così tanti altri. Ce ne furono 54 in tutta Italia, ospitarono 151.000 persone. E poi tantissimi, ve ne leggo solo qualcuno, a Cosenza in Calabria, nelle Tremiti, a Macerata, nelle Marche, a Fossoli, in Emilia Romagna, a Bolzano, alla Caserma Rossa, a Bologna e tantissimi altri, Civitella del Tronto, in Abruzzo, dove hanno tentato di portare mio nonno, io lo so solo per le storie che mio nonno mi raccontava. E poi dovete aggiungerci anche gli uccisi nelle colonie. Non ci sono i documenti, perché purtroppo lì non venivano neanche elencati, non si tenevano nemmeno le carte, tanto erano negri, no? Quindi chi se ne frega. Ecco, si è riuscito a ricostruire soltanto questi numeri: 1500 etiopi ed eritrei, 90.761 libici,
6.500 somali. Allora, sono numeri che voi potete moltiplicarli per 10, per 100, per 1.000, come volete. È un'altra vergogna terribile del fascismo. Volevo parlare, abbiamo tentato di ricostruire con Carolina, ma Carolina Perfetti che è qui, la storia di Eli Maria, che era, faceva parte di una famiglia ebrea che abitava a Beate Persone, e quando sono arrivate le leggi razziste ha razziato tutta la famiglia, meno il papà che era in giro per lavoro. Ha razziato la mamma, il fratello, la lady, e il papà che era in giro per lavoro stava tornando, è uscito adesso un libro, come si chiama, quello della stazione, è uscito adesso il libro, lui ha aspettato il capo stazione di Tradate, ha aspettato che arrivasse il treno da cui scendeva sempre il papà della lady Maria, ha aspettato che arrivasse il treno, invece di fermarlo ha fatto continuare la corsa, così si è salvato il papà, no? Capite, sono piccoli esempi di resistenza, ma che ha salvato anche la vita, no? Allora abitavano a Beate e li hanno portati ad Auschwitz, no? Lady Maria aveva la passione del violino, e suonava questo violino qui, che si è portato nel campo di concentramento, no? E la facevano suonare col gruppetto che accompagnava, guardate, è una schifezza, una tragedia nella tragedia. Facevano suonare un gruppetto, un complessino che accompagnava quelli che andavano ai fori di incenerimento, no? E faceva, cioè, per dare allegria, non lo so, no? E suonava questo violino qui. Probabilmente qualcuno che si era incavolato lì nel dormire, che suonava per accompagnare questi che erano condannati alla morte, gliel'ha rotto, no? Una volta rotto il violino, lei non ha potuto far parte del complesso. E lei, la povera Maria, l'hanno dedicata al casino per i nazisti, no? In un casino. La sua fortuna è stata che il casino era il secondo piano e subito dopo lei si è gettata ed è morta, no? Il fratello che era dentro con lui al campo di Auschwitz ha scritto su cinque righe in tedesco, perché se lo pigliavano lo uccidevano, quindi ha scritto un qualcosa di indefinito, guarda, è meglio la musica che prima, e ha messo il numero del suo braccio che aveva il tatuato il fratello, no? Il fratello riesce a tornare a Tradate, no? Il papà non è stato deportato, riesce a tornare a Tradate. Poi dopo si suiciderà, no? Il fratello. Torna a Tradate e c'è un ingegnere che è appena morto, 94 anni, che faceva la raccolta di questi strumenti musicali che erano stati in campi di concentramento. Gli capita in mano questo violino qui, lo vuole restaurare, trova questo biglietto che risale a Anna Maria Levi, no? E lo dà a una bravissima violinista che si chiama Romano, dove è chiamata, fa suonare questo violino qui. Noi siamo andati a vedere a Giordano al campo, ma poi la Ferioli ha portato a Solbiate Olona, poi Tito l'ha portato a Venegono Superiore, e suona della musica ebrea, ti fa venire la pelle d'oca, di là, quella che c'è in piedi adesso, ti fa venire la pelle d'oca. L'unica roba, io ho tentato di portarla, ma lei abita a Milano, eccetera, e dice mi dovete pagare le spese, non siamo riusciti a sostenerle, no? E questa è un'altra tragedia avvenuta lì a Tradate, no? A Tradate c'era il tenente colonnello Dalmas, no? Forse Roberto conoscerà attraverso suo padre, no? Dalmas e la sua banda, no? Erano 700, non solo Tradate, in giro tutta la zona per poter controllare, no?
Dallas e il suo tribù erano fatti di tutti i colori, specialmente entravano nelle case degli ebrei e svuotavano. Molte cose erano state portate in un magazzino e qui ogni giorno si vedeva che quello portato diminuiva sempre di più. Hanno ucciso molte persone, no? Ma Damas, pensate che si è salvato, a parte l'amnistia, si è salvato perché non aveva fatto mai ordini scritti. Capite che è una cosa indecente, no? Non ha fatto ordini scritti e si è salvato. Damas è stato portato poi dal comandante partigiano di Tradate, che la famiglia abita lì davanti a Cinecastelli, come si chiama? Cinecastelli, che l'ha appoggiato nel dire che non c'erano documenti che testimoniavano che lui aveva ordinato di uccidere queste persone. E poi ci sono, ad esempio, io è venuto il comandante dopo Walter Marcobi, Remo, è successo Marchi, no? Marchi, il nome, Marchi Claudio, che ha chiamato suo figlio Claudio, no? Che abitava a Casalzuino e adesso è finito a Lecco, adesso non stava tanto bene oltretutto. È venuto, si è fermato il pomeriggio e mi ha fatto togliere quei pezzi che potevano essere anche per me fonte di denuncia di querela. Il comandante, questo comandante aveva fatto un archivio, aveva catalogato tutte le insurrezioni. Aveva chiesto l'insurrezione di Busto Sizio, l'insurrezione, solo come esempio, di Saronno. Ecco, Saronno Foriese, che c'era un grosso numero di nazisti che cercavano di arrivare su Ancona per passare il confine. Questi qui si sono fermati e hanno sfoggiato la bandiera bianca, no? E cosa hanno fatto i partigiani? Si sono avvicinati in una decina e li hanno mitragliati tutti, no? Qui a Saronno. E poi ci sono, diciamo, gli scioperi della Comerio, no? Sono gli scioperi prima della Francotosi. Poi arrivano alla Comerio e cosa facevano lì? Lo sciopero Francotosi e Comerio producevano direttamente pezzi per i nazisti, pezzi di guerriglia proprio per i nazisti. E alla fine non è che gli operai erano tutti rivoluzionari, ma gli operai, gli veniva voglia di fare quello perché dovevano lavorare 10 ore al giorno, dovevano lavorare anche sabato fascista, ma poi hanno andato subito per farli lavorare per loro e alla fine avevano il problema di mangiare a casa e facevano la fame, no? Allora hanno organizzato degli scioperi, prima la Francotosi e poi la Comerio. La Comerio avevano già fatto un accordo fra il tenente colonnello tedesco e il gruppo della commissione di fabbrica. Alla fine da Berlino dice che tutti questi accordi non valgono, ora fanno uno sciopero, arriva dentro, questo il nome adesso non sono dimenticato, arriva dentro lui con un gruppo di nazisti e dice dovete continuare a lavorare. No, noi non lavoriamo perché i lavoratori si vogliono astenere, li mettono tutti al muro, dovete continuare a lavorare. E loro dicono non vogliamo più, non vogliamo scioperare, no? Cinque ne mettono al muro. E uno è un lavoratore dall'esterno dice, perché dice o vi fuciliamo o vi portiamo a un campo di concentramento, che era Matauzio, no? E un lavoratore dice, ma cosa dite? Perché dicono che vogliono far sciopero, prendono il lavoratore e lo buttano anche lui a Matauzio, saranno i sei che non ritorneranno più. Sono ritornati alcuni ma poi sono morti, no? E lo stesso Girolamo Antonio, no? Che nascondeva Samuele, che c'era un giro di case, di cascine, eccetera, che nascondeva, è stato portato a Villa Triste,
poi dopo il 45 è stato eletto sindaco e nel 51 ancora come sindaco muore per le torture che aveva subito la conseguenza di quello. Ecco, gli nostri passi sono andati su anche per vedere la sceneggiatura dei tre che hanno ucciso Walter Marcobi, Gio Capolano, no? Sono avvicinati tre a Walter Marcobi, erano proprio vicini, no? Avevano paura di sparare perché lui era armato. No? Allora un suo amico Malnati, gli dice, il suo conoscente Malnati dice scappa che è un imbroglio questo qui. Allora lo fanno scappare così viene mitragliato alle spalle. Walter Marcobi, sono le cascine che c'erano allora, no? Tutte rimodernate, eccetera. Siamo andati su, siamo andati fino in fondo, nessuno gli ha aperto la porta per soccorrerlo, perdeva sangue e basta. No? È arrivata l'ultima cascina, non so se siete andati, c'è una lapide all'esterno della cinta. No? Questo per dire che i partigiani avevano bel fegato a rischiare la vita e metterla proprio a sbandierare la loro esistenza nei campi di ribellione. Perché 45 milioni, è uscita un mese fa la polemica, 45 milioni erano fasciste, no? Come? C'era una polemica, e c'erano 45 milioni di partigiani, hanno detto, no? Non so se si attaccano queste cose prima. Cioè, era dura per un partigiano rischiare la vita e vedere che tutta la parte dell'Italia stava con i fascisti, con i nazisti. Guardate che lo faccio per me, sì, ma gli altri cosa fanno, no? Allora siamo andati lì, abbiamo filmato questa lapide qui, esce una signora, per dire la differenza tra chi rischia, esce una signora e dice ma non potete tirare via la lapide, ma perché? Perché vengono su, prendono le ciliegie. Ma scusi, verranno su tutta gente che ha 80 anni, no, vengono su anche quelli 40 anni che prendono. Capite cosa voglio dire, no? Questi qui hanno rischiato la vita, la termoscopia, eccetera, e c'era gente, era la stessa, diciamo, cascina in cui si era fermato e non gli hanno aperto la porta. C'era gente che se ne fregava altamente di chi voleva liberare il paese, no? E questo qui è un altro. Io vi voglio leggere i nomi per vedere l'età dei 12 che sono stati mitragliati da. Ah, poi ho perso un pezzo, no? Sono stati mitragliati a Guardo Maggiore. Due bombardieri americani si erano partiti dalla Toscana e erano arrivati sopra Milano, no? E dovevano bombardare Milano, no? Ma avevano sbagliato a dargli le coordinate. Allora sentono la base e dicono, sentite, avete già le munizioni, le mine innestate. Guardate, innestate, le mine innestate è un pericolo poi a atterrare, no? Anche qui quando arrivano gli aerei, no? Se hanno qualche cosa che non va, devono scaricare tutto il carburante sulla nostra testa, anche adesso, no? Le mine innestate, cosa gli dice? Uno prende e va all'esterno, alle periferie di Milano e le lascia giù nelle campagne. L'altro invece continua il suo tragitto e le lascia giù sulle case, le lascia giù su una scuola elementare. Muoiono 164 bambini, 16 insegnanti, 4 bidelli e la preside che aveva lavorato anche qui a Mannate, no? E hanno fatto un monumento ai martiri di coincidenza, si chiama Gorla, Gorla di Milano, no? Capite? Per cui questi americani qui non è che avevano la mano leggera, no? Insomma, bombardavano, uccidevano, come aveva detto il colonnello quando sono sbarcati dalla Sicilia, fate il fuori. Niente, poi se c'è qualche domanda. No, ti volevo dire tre cose. Praticamente quel violino lì, quella signora lì che non mi ricordo, l'aveva portato fuori da Milano e l'aveva fatto suonare la Villa Truffinio due anni fa. Sì. Poi un'altra cosa, il capo stazione di Tradate, Albisetti, si è fatto molti eventi, quello lì che ha citato. Sì. E poi un'altra cosa,
tra cui i partigiani di Lonate hanno, diciamo, sono riusciti a, come si dice, a tirar fuori i partigiani del Castelstruppo, tra cui, dai quali c'era anche mio padre, che ha un diploma con medaglia di riconoscimento, e dopo 30 anni mi ha mandato il 30° anniversario dei partigiani. Io qua sono in possesso. Suo padre era Alfonso Fonseca, ricordate? È conosciuto come Fonseca, perché a me non mi conoscono, me mi conosco come Fedor Fonseca, perché non frequento bar e faccio la vita a casa. Fedor Fonseca, e difatti te non hai citato alcuni partigiani di Lonate, tra cui faceva parte anche mio padre. Sì, c'era Giuseppe Bestetti, chiamato Peppino, che era nato a Lonate, Roma, poi sono trasferito qui a Lonate, e sapete tutti la storia. Però lì che hanno ucciso a Gattinara. A Gattinara, che una pallottola dei nazisti fascisti è entrato nella, era solo sul campanile perché era una posizione privilegiata fuori i nemici. Una pallottola è entrata nella campana, ha fatto il giro e ha ucciso Giuseppe Pestetti. Io non l'ho più trovato. Non l'ha più trovato. Dove è stato sepolto? No, io. L'hai trovato? No, io te l'ho trovato all'ospedale, proprio l'ho trovato all'ospedale di Gattinara, e hanno detto che l'hanno spostato da un'organizzazione religiosa, l'hanno spostato di vicino. Ho trovato l'organizzazione religiosa, l'ho scritto, ma non ho mai risposto. E sarebbe buona di indagare qui a Lonate e riportare a Lonate. Ma le cose lì verranno, secondo me, quando metteranno a posto gli archivi, ci vorrà qualche anno, forse, è andato finito. Non so. Perché c'erano testimoni che si ricordano che l'hanno portato giù dal campanile. Era trasferito all'ospedale, sì. L'ha tenuto 3 giorni in questo processo. Poi è morto. Vabbè, se avete. Volevo dire una cosa molto confortante. Ancora oggi, purtroppo, il fascismo non è poi così. È ancora apprezzato in tanti luoghi, per esempio, qui vicino a noi, tra il Lago Maggiore e Varese. Sono alcuni circoli culturali dove fanno ancora i riti della liturgia nazista, si celebra il compleanno di Adolf Hitler, si intonano cori antisemiti, loro cantano 6 milioni di ebrei, io li farei, no? Tanto per intenderci. E quindi bisogna mantenere l'allerta e fare la sentinella. Bertini aveva detto, quando è stata firmata la Costituzione, ha detto che è una bellissima Costituzione, però è solo inchiostro su carta, per cui dobbiamo dare inizio alla nuova resistenza, chiaramente senza pallotto e senza fucile. La nuova resistenza non è mai partita, però qui si vede che... E io guardate, non so se ti ricordi, ma allora c'era il bar dei fascisti. Sì, io per curiosità, essendo un figlio del partigiano. C'era anche un nostro amico, no? Che da lì a bar, che era una persona però tranquillissima. Sì. Poi li ha conosciuti e passato. Sì, dopo l'ha sfasciato perché ha esagerato un po' l'anniversario della morte, aveva messo i ricordi di tutti i manifesti. Sì. E dopo il sindaco li ha fatti togliere. Niente, vi leggo solo i numeri dei 12 morti per capire l'età, no? Quelli mitragliati a Gola Maggiore, che poi il camion è andato a finire a Gola Minore, proprio sull'entrata dove c'è il cippo che porta tutti i nomi, meno 2 nomi falsificati, che sono i nomi dei 2 delle Guardie Nazionali Repubblichina. Non hanno messo il nome vero, erano di Guassamonte e di Varese. Ora sono stati uccisi Carini Giuseppe, 21 anni, Colombo Giovanni, 19 anni, Conte Giuseppe, 20 anni, Fantinato Ettore, 20 anni, Gianni Giacomo, 21 anni, Grignani Luigi, 17 anni,
Moltrasio Giuseppe, 17 anni, Pisano Angelino, 21 anni, Porta Pasquale, 20 anni, Provasi Luigi, 27 anni, Scandrolio Cado, 35 anni, Tonello Ugilio, 17 anni, che era di Locate e ha aderito per andare all'insurrezione di Legnano e non è più tornato. Ecco, una cosa indecente è anche gli italiani che Mussolini ha spedito per la guerra in Russia, no? 85.000 persone spedite senza diciamo le provviste necessarie per rispondere al gelo russo, no? Tanto che questo qui poi è esagerato, non avevano le scarpe adatte e qualcuno ha detto che avevano le scarpe di cartone. Poi allora, 85.000 persone per poi avere la possibilità di sedersi al tavolo e gestire la spartizione futura dei terreni, che non è mai gestita perché è andata così, no? Allora capite che è una cosa indecente questa qui. Tanto che Hitler diceva non mandare le truppe in Germania, vai giù in Etiopia, che c'è già il famoso generale che ci prende, vai giù, e invece lui ha voluto andare per forza, 85.000 persone. Mio padre che è stato fortunatissimo, quindi è partito a 20 anni e è tornato a 31. Se le fatte tutte quante, comprese il campo di concentramento, no? Lui è stato a Bergen-Belsen. Quando era in Albania lui raccontava, non tutti raccontano, alcuni non ne hanno mai voluto parlare, invece mio padre raccontava, forse gli ha fatto bene raccontare, che era Natale ed erano lì con gli albanesi sopra e loro sotto e gli altri erano armati e loro finivano le munizioni ed era la notte di Natale e sentirono gli aerei, capirono che erano aerei italiani e dissero potremmo qualcosa, forse il Duce ci manda delle munizioni, no? Qualche cosa, e arrivano queste scatole rischiando di morire sotto gli spari del nemico, riescono a raccogliere queste scatole e le aprono. Erano piene di lucido da scarpe. Il problema era che loro le scarpe non le avevano più da tempo. Morti non lo so, però qualche tempo fa mi è arrivata una mail da una russa che si chiama Ivanka Rosso, voleva la regista, non so se sono morti, non lo so, comunque ufficialmente. No, è che i partigiani non parlavano, anche mio padre ha fatto la seconda guerra mondiale, quando è morto ho trovato un librettino, perché lui ha rifiutato di usare le armi, no? E cosa hanno fatto? L'hanno mandato in prima linea a fare il portantino dei feriti e dei morti. Un librettino firmato dal colonnello che gli dava l'autorità di mettere la fascia bianca con la croce rossa. Finito questi tre anni qui, poi è andato a un campo di concentramento. Un campo di concentramento che è tornato, fortunatamente è tornato, perché gli portava da mangiare suo fratello che abitava di vicino a Metz, in Francia. È una cosa così, anche quello che c'è stato a Limi, sono stati perché o tu ti iscrivi per modo di dire alla Repubblica Sociale di Salò o vai a lavorare per i nazisti. È chiaro che non veniva tutti andare a lavorare per i nazisti perché dovevi combattere per la Repubblica Sociale e sparare contro gli italiani, ma chiaro, era un po'. Va bene, se avete altro da chiedere, anche mio padre è stato chiuso in Venezuela. Anche lui. No, dispiace che molta gente, come diceva l'Emilia, è stata dimenticata come nome, come cognome, eccetera. Ci ha lasciato la vita. E poi è quelli che ti dicono, va a prendere, e non so, prendere le ciliegie, si sa, ti cavano. Thank you.
Roberto. Perché sembra che sia da vendere, no? È da recuperare i soldi per pagare la tipografia, perché io mi ho detto ti metto il nome però ti arrangi te. Sapete cosa vuol dire ti arrangi te? Va bene.